Eccoci qua. Ciao Francesca, ben trovata. Grazie Ciao Luca, buonasera, grazie per l'invito. a te, Francesca, giornalista di Palermo Live. Allora, noi ogni settimana andiamo un po' a presentare la squadra avversaria. Questa non è mai una partita come le altre, perché il famoso derby delle isole, che speriamo di trovare magari da qualche anno, visto che una delle due dovrà salire, parliamoci chiaramente, tra Cagliari e Palermo. Ti chiedo innanzitutto, com'è la situazione a Palermo, anche dopo la bella vittoria contro la Spal? È anche vero che il Palermo in trasferta, lo dico a bassa voce, fa più fatica, non vince dal 29 gennaio ad Ascoli. Assolutamente, hai detto bene tu, il Palermo fa molta fatica e tra l'altro fa fatica anche contro proprio le prime sette in classifica. Il Palermo ha praticamente sempre perso fuori casa. No, per quanto riguarda l'umore, proprio oggi c'è stata una seduta a porte aperte. Il Palermo non è solito fare queste cose, appunto allenamento a porte aperte, però oggi ha deciso di aprire l'allenamento a tutti i tifosi rosanero, i quali sono accorsi praticamente in massa. Erano circa 2.000 praticamente Ecco, i vedi, vabbè. tifosi. Sì, sono tantissimi i tifosi che si sono recati allo stadio Renzo Barbera per sostenere la squadra in un momento così delicato. È veramente, appunto, abbiamo visto una squadra che appunto ha apprezzato tutto l'amore che sta trasmettendo il popolo rosanero. Un popolo rosanero che appunto dopo tutte le varie vicissitudini che ha vissuto questa squadra e questo club si era un po' demoralizzato. Dopo la famosa promozione cavalcata in serie per la Serie B, adesso si è tutto assestato, nonostante le varie polemiche che si sono intercorse in questi giorni con l'hashtag Corini Out, oggi Tra davvero sono stati tantissimi a sostenere il club rosanero. l'altro, nella sfida contro il Cagliari, stavo appunto dicendo prima, mancherà Brunori, che per noi è sicuramente una buona notizia, visto che andando un po' a vedere i dati, l'incisività che ha Brunori nel Palermo è molto simile a quella di Lapadula nel Cagliari. Quindi alla fine non ci sarà la famosa sfida tra Lapadula e Brunori. Meglio per noi, un po' meno meglio per voi, ovviamente. Sì, assolutamente. Però non è appunto, non tutti i mali vengono per nuocere, perché comunque è già capitato purtroppo contro il Modena e in quel caso il Palermo è corso bene ai ripari e addirittura ha stravinto contro questa squadra per 5-2 con 5 giocatori diversi a segnare. Quindi sì, mancherà il nostro Brunori, però a differenza dello scorso anno, il famoso anno della cavalcata in Serie B, in cui il tecnico Silvio Baldini aveva praticamente incentrato tutta la squadra rosanero solo ed esclusivamente su Brunori, quindi tutti i palloni dovevano arrivare a Brunori e Brunori poi doveva finalizzare, quindi era una squadra praticamente Brunori dipendente. Con Corini invece la situazione è un po' più diversa perché non è una squadra solo ed esclusivamente incentrata sul nostro bomber, il nostro numero 9, ma una squadra che ha appunto vari personaggi e pedine importanti. Corini sappiamo non solo punta sul reparto offensivo e quindi su Brunori, su Vido, su Tutino, su Soleri, ma anche molto sul centrocampo. Sappiamo che lui era un Infatti. centrocampista goleador e punta molto sui centrocampisti che vanno a segno. Purtroppo sono ancora pochi quelli che hanno finalizzato, però appunto mancherà il nostro bomber. Però per esempio oggi durante l'allenamento, il test in famiglia con la giovanile, praticamente il Palermo ha fatto 12-0 e di questi gol 5 sono stati fatti da Gennaro Tutino, 2 da Vido e 2 Ecco. da Soleri, quindi questo diciamo fa ben sperare. Ok, tra l'altro, com'è la situazione relativa a Gomez? Che ho letto che è in dubbio. Sì, allora, per quanto riguarda Gomez, oggi si è allenato regolarmente Ah, in ok. gruppo, quindi molto Quindi probabilmente, recupera. esatto, potrà essere a disposizione del tecnico per la partita contro il Cagliari. Quindi l'unico assente do dovrebbe essere squalificato, ovviamente Brunori, e Saric, l'altro assente, C'è giusto? Saric che ha iniziato appunto la riatletizzazione, c'è Nedelciaro che è ancora in dubbio perché appunto si sta allenando a parte. Poi per il resto, per esempio, abbiamo visto anche Stulaz, Leo Stulaz, che non lo vedeva da parecchio tempo perché ha avuto un brutto infortunio. Oggi ha regolarmente svolto l'allenamento con la squadra, addirittura è partito titolare, ha svolto tutti i 40 minuti della prima parte del test. Quasi sicuramente non lo vedremo schierato sin dal primo minuto per ovvie ragioni, però, ma chissà, Lo porta in panchina.
potrebbe da giocare. Ce lo ricordiamo perché Empoli lo scorso anno ci ha punito, quindi ricordiamo Stulac che è un giocatore sicuramente di un'altra categoria, così come Segre e così come Verre, che comunque è un giocatore, parlo appunto di Verre, arrivato a gennaio dal discorso legato alla Sampdoria, è un giocatore che comunque sta facendo la differenza, ha portato probabilmente, ha aumentato il livello tecnico della squadra. Sì, assolutamente. Verre è un giocatore che è stato praticamente richiesto tanto da Corini quando è arrivato. Ha dimostrato subito le proprie qualità. Era un nostro ex, lo conoscevamo già bene, ben 9 anni fa era stato qui a Palermo. Ha segnato un gol bellissimo da centrocampo. Un giocatore che sta veramente dando tanto aiuto in questo reparto del centrocampo. Anche se devo dirti la verità, ultimamente non ha reso al massimo. Dopo il famoso gol che ti dicevo poco fa è un po' calato, chissà se magari è per problemi, non so, con gli altri reparti del centrocampo. Diciamo che ultimamente il reparto forse che ha sofferto di più è stato proprio quello del centrocampo, con Gomes che, come sappiamo, non è proprio un vero e proprio regista, però il È tecnico. adattato. Esatto, il tecnico Eugenio Corini preferisce adattare lui lì, sì, un ottimo giocatore, però anche quello, diciamo, forse ci sarebbe qualcosa da rivedere, perché è un giocatore che, per esempio, tende molto a tirare i palloni che siano orizzontali e non fare mai lanci lunghi o in verticale, Conosciamo cosa che questa magari fa l'attaccante. situazione, l'abbiamo vissuta all'andata questa situazione, però è vero, alla fine mancherà comunque il confronto tra la Padula e Brunori, però è un bel confronto anche tra Verre e Mancoso, perché Mancoso comunque ha fatto il gran gol contro il Perugia. Ecco, speriamo che non abbia la stessa rendita dopo il super gol che ha Verre assolutamente. Ti chiedo, sul Cagliari invece, che sensazioni hai? Che si dice a Palermo del Cagliari, insomma, che sarà diverso rispetto a quello incontrato all'andata. Questa è una garanzia. In realtà, devo dirti la verità, il Cagliari è una squadra che tutta la piazza rosanero teme molto. Anche, diciamo, varie giornate fa, quando si cominciava a parlare di playoff, il Palermo, la gente che sentivo diceva: speriamo che se entriamo ai playoff, facciamo i playoff, non incontriamo mai una squadra come il Cagliari. Quindi, insomma, è sempre stato un po' l'avversario più temuto dalla piazza Rosanero, quindi la tensione è tanta, la voglia di farcela è altrettanta, però appunto c'è molta molta stima nei confronti del Cagliari e di Mister Ranieri, è tutto. Infatti, ti chiedo prima di lasciarti, Francesca, un probabile 11, ecco, del Palermo. Così oggi siamo appena a mercoledì, è vero, mancano ancora 3 giorni, però un'idea, ecco, su quello che può essere appunto l'11. Il modulo è confermato, il 3-5-2. Modulo confermatissimo, 3-5-2, perché Bello, un po' Corini si è proprio affezionato a questo modulo. Beh, secondo me, ovviamente, confermatissimo Pigliacelli in porta, il trio difensivo formato appunto da Mateiu, Bettella a questo punto, perché se non si riesce a recuperare Del Ciaru, probabilmente prenderà lui il suo posto, e Marconi. Per quanto riguarda invece il centrocampo, i due esterni Buttaro sicuramente, perché da quando l'ha messo in campo ultimamente sta vero, proprio riscoperto un altro giocatore. Sì, all'inizio non anche era un giocatore. trovato il gol da poco, giusto? Sì, assolutamente. Un giocatore che proprio l'ultima partita ha spiccato notevolmente. Mentre a sinistra probabilmente potremmo vedere nuovamente Aurelio o Sala, perché Aurelio Infatti. sta recuperando anche lui da pochissimo. Intermedi Verre e Segre, invece in cabina di regia molto probabilmente vedremo nuovamente Gomes se riuscirà a recuperare. In quel caso probabilmente dovrà scegliere uno fra Damiani, che sappiamo sa fare benissimo il regista, e Bro. Duo offensivo molto probabilmente potrebbe essere formato da Soleri, che secondo me sarà confermatissimo, e l'altro potrebbe essere Vido, perché oggi, quando il tecnico ha fatto appunto i due tempi di 40 minuti, ha schierato inizialmente Soleri con Vido, e entrambi hanno fatto molto bene insieme, infatti hanno fatto entrambi doppietta. L'altro modulo invece che ha schierato c'erano Brunori e Tutino, quindi molto probabilmente potrà puntare sul Soleri Vido e poi Tutino da subentrato. Ok, quindi c'è il dubbio relativo a Tutino che potrebbe partire dalla panchina e sulla sinistra tra Aurelio e Sala, diciamo, questi sono i due ballottaggi ancora forti, però dipende soprattutto dalle condizioni fisiche di Aurelio, cioè Aurelio è meglio di Sala come No, spinta offensiva?
Allora, secondo me, per quanto riguarda esterno, a me piace tantissimo Marco Sala. Tra l'altro, nelle ultime partite ha proprio dimostrato di volersi appunto rifare, perché durante questa stagione l'abbiamo visto parecchie volte infortunato. Era la prima volta praticamente che gli capitava, l'ha detto lui stesso in conferenza stampa subito dopo il gol segnato a Renzo Barbera. Era la prima volta che gli capita che subisce così tanti infortuni. Purtroppo li sta subendo qui a Palermo. Però davvero un giocatore che secondo me è forse il migliore che abbiamo come esterno sinistro. Aurelio è un giocatore che invece è in netta crescita, un giocatore è ancora un po' piccino, però lo stesso Infatti. Corini punta tanto su di lui perché non solo appunto è molto bravo e nel reparto più o meno più arretrato, ma è bravo anche nel reparto più offensivo. Quindi un giocatore che riesce ad avanzare molto bene e si rende pericoloso anche appunto in quel reparto. Perfetto, perfetto. Francesca, ovviamente ti ringrazio, grazie mille per averci dato un po' lo scenario pre-Cagliari Palermo.